Quest'anno il festival ha due serate come l'anno scorso, una serata dedicata a canti già conosciuti. Quest'anno il tema è Donne e uomini del Padre misericordioso. L'abbiamo voluto dedicare alle persone che si consacrano al Signore, alle suore, ai frati, a tutte quelle persone che noi chiamiamo religiosi, religiose. Qualcuno continua a parlare, mi dispiace, ma dovete fare silenzio perché sennò va secutamo, va, che parla, lo diciamo chiaro chiaro. Siamo misericordiosi ma giusti. Allora, quest'anno, dicevo, il tema è questo, a quelle persone che il Signore ha chiamato ad essere segno del suo amore, che è misericordioso, però è anche un amore giusto. Ecco, non approfittiamo della misericordia del Signore. Perciò stasera ascolterete già canti conosciuti e ringrazio fin d'ora i cori, le corali, che hanno accettato l'invito. Facciamoci un applauso perché non hanno avuto, diciamo, timore di fare mala figura, se poi non vinciamo. Noi non siamo qui appunto per fare vincere, anche se domani ci sarà una gara, ci saranno 5 in gara, ma è una gara molto semplice, insomma, non è che chi vince e chi perde verrà squalificato per tutta la vita, insomma, ecco, benissimo. Chiarito questo, come l'anno scorso, abbiamo avuto un grande appoggio da quello che nella Chiesa si chiama sovvenire alle necessità della Chiesa. E molti di voi, mentre distribuivamo dei gadget, dei foglietti, degli oggettini, dei libretti, ha detto: ah, io ho firmato l'8 per 1000 per la Chiesa. Ho detto: bravo, noi stasera siamo qui anche perché ci sono italiani come noi che firmano e si fidano di quello che la Chiesa fa in tante parti d'Italia e nel mondo. Perciò adesso partiamo questo festival con alcuni brevi spot che già voi avete visto sicuramente in televisione, e poi ascolteremo anche la storia di una persona consacrata che fa tanto bene. Noi purtroppo, quando parliamo della Chiesa o quando parliamo in generale, parliamo sempre delle cose negative, abbiamo l'occhio sempre tinto a guardare le cose brutte, invece ci sono tantissime cose belle che spesso non vediamo o facciamo finta di non vedere, perché queste cose ci mettono un po' in cambiamento e ci stimolano a dire: ma perché quelle persone fanno così e noi no? Perché quelli fanno i volontari alla mensa e io no? Perché quella suora cura i bambini a 10.000 chilometri di distanza e io no? Ecco, allora vediamo questi spot, questo filmato, e poi vi presento le belle presentatrici di questa edizione del festival, poi iniziamo. Grazie. Salvo ha deciso di mettersi nei panni di un altro, anche se quei panni erano sporchi e strappati. Alima ha toccato il fondo e poi ha scoperto che c'era un fondo ancora più fondo. E ora respira e respira. Don Maurizio, nella terra dei fuochi, grida il dolore e la solitudine di chi vive in quella terra. Quando e come l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica ha cambiato la loro vita? Chiedilo a loro. Suor Lucy, per le bambine orfane di Manila, sognava una casa. E ora ha una casa piena di sogni. Shabir scrive ai genitori lontani, che non vedrà mai più, e lavora con un fratello che non sapeva di avere. Emanuele è andato a scuola dai poveri e dagli emarginati e finalmente è stato promosso. Quando e come l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica ha cambiato la loro vita? Chiedilo a loro. Silvia ha perso tutto quello che c'era da perdere, ma è ancora in piedi e guarda avanti. Fernando, dopo una giornata spesa per gli altri, osserva un volto sorridente riflesso nel finestrino. È il suo. Padre José attraversa i barrios della Colombia. Lo guida un pensiero. Chi ha vissuto nel buio riconoscerà la luce.
quando e come l'8 per mille alla Chiesa Cattolica ha cambiato la loro vita? Chiedilo a loro. Riassunto delle puntate precedenti. Bene, adesso vedremo. Bravi, applaudite. Non abbiate timore di applaudire, eh? Non abbiate timore, soprattutto quando si esibiranno i vari cori. E adesso vedremo questa bellissima storia di come le donne e gli uomini che si consacrano al Signore non perdono la loro vita inutilmente, come qualcuno ancora pensa, no? Da fare il suore, da fare il pagino, ma c'è mia socco, scusa, stai a te tu come sei combinato. E guardate adesso la differenza e il bene che si può fare una donna, questa suora, quanto bene può fare a tanti bambini. In questo caso siamo nelle Filippine e veramente c'è da riflettere, da pensare come sia invece la nostra vita. E perciò io invito per favore tutti a fare un po' di silenzio. Chi deve parlare, gentilmente, l'uscita c'è, è una sola d'emergenza, ma c'è, giusto? Bene, allora vediamo questa cosa e poi iniziamo, grazie. Nella periferia di Manila c'è una casa gestita da due suore. Accoglie bambine orfane o abbandonate. Qui le piccole mangiano, dormono, giocano e vanno a scuola. È un luogo magico, dove l'armonia e l'amore regnano sovrani. Ma per capire fino in fondo cosa questa casa significhi per le bambine, bisogna fare qualche passo indietro. Bisogna andare a vedere da dove arrivano. Noi ci siamo andati e ora è come se ci foste stati anche voi. Siamo arrivate in due nelle Filippine, circa 4 anni fa. La prima cosa che abbiamo fatto è stata andare a conoscere i quartieri poveri come questo, per poter toccare con mano la realtà e capire di cosa aveva bisogno veramente la gente. All'inizio abbiamo affittato una piccola casa e il primo anno ci siamo dedicate a visitare le famiglie. Il problema era che non avevamo un posto dove portare i bambini. Per questo motivo abbiamo chiesto aiuto alle istituzioni, tra cui c'è la CEI, perché non avevamo la possibilità di acquistare una casa. Economicamente comprare una casa. Grazie al suo aiuto e a quello di tutti gli italiani abbiamo potuto realizzare il sogno di poterci prendere cura dei nostri bambini e delle nostre bambine. Dopo 2 anni avevamo già 16 bambine e quest'anno ne abbiamo 21. È veramente gratificante vedere il cambiamento che le nostre bambine hanno fatto da quando sono arrivate fino ad ora. Questa è veramente una grande missione, ma non possiamo farla da sole. Abbiamo bisogno dell'aiuto della gente. Lavoriamo per loro, viviamo per loro, che hanno così tanto bisogno, ma siamo dipendenti economicamente dall'aiuto di altre persone. Mio marito fa soltanto il carrettiere e io non ho un vero lavoro. A volte riesco a lavorare in una fabbrica, a volte no. Visto che mia figlia è ancora giovane, nessuno poteva prendersi cura di lei. Noi abbiamo una vita difficile. Né mio marito né io abbiamo un lavoro. Mio marito è malato di reumatismi e io ho il diabete.
Per questo non posso prendermi cura delle bambine. Mia figlia Jeanette fu quasi violentata. Ecco perché ho deciso di affidarla ad un posto sicuro, per non farle prendere una cattiva strada. Il motivo per cui ho mandato le mie figlie dalle sorelle di Nazareth è prima di tutto economico. Qui non possiamo vivere tutti insieme perché mio marito è disoccupato e davvero non abbiamo abbastanza soldi per il cibo e per le altre spese giornaliere. Così ho deciso di portarle lì. In questo modo auguro a loro un futuro migliore. Po dito ay nung dumating po kami dito nalungkot po kami kasi po quando arrivamo qui eravamo tutte tristi perché sapevamo che vivendo in questo posto saremmo state lontane dalla nostra famiglia, ma non è stato così perché grazie alle suore, anche vivendo dalle sorelle di Nazareth, l'affetto dei nostri genitori è sempre stato con noi. Mahal ng isang magulang. Mi chiamo Ale Amin e ho 12 anni. Sono qui perché i miei genitori non possono pagarmi gli studi scolastici. Molti dei miei fratelli non hanno potuto finire la scuola. In tutto eravamo 15 fratelli. Alcuni purtroppo sono morti. I miei genitori non hanno potuto occuparsi di tutti. Masaya po ako dito kasi po binibigay po nila sister mga... Sono felice qui perché le suore ci danno tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Nilungat po nila kami. Sono molto grata a loro perché ci aiutano. Qui abbiamo una bella casa e un letto in cui dormire. Invece a casa avevamo pochissimo. Fate un applauso a tante suore come Suor Lucy che fanno tante cose belle e di cui non ne parla nessuno, parliamo sempre delle cose negative. Bene, vi presento, vado subito al dunque ad iniziare davvero il festival, perciò ecco, pensate che quando firmiamo per l'8 per 1000 la Chiesa Cattolica pensiamo di fare anche queste cose molto belle. E perciò non ci dovremmo fermare solo alla firma dell'8 per 1000, ma anche ad appoggiare iniziative come questa. Allora vi presento subito le due, l'anno scorso era una, quest'anno sono due, per farsi forza, le due presentatrici, Fina Colletti e Flavia La Rosa. Buonasera. Buonasera. Sono emozionata, perciò fateci un altro applauso, per favore. Bene, allora io do a loro il microfono e non vi dispiacerà che se ogni tanto intervengo, vero? Non vi dispiacerà. Grazie. Buonasera a tutti e benvenuti al Festival del Coro e della Musica Vocazionale. Iniziamo subito a presentare il corale della Madonna del Paradiso. Bene, chiamerei vicino a me la responsabile, Ersilia De Vita. Allora, parlami un po' della storia del vostro coro, come nasce, come si forma, ecco.
Allora, il nostro coro è giovane, ha circa un paio d'anni. E all'inizio eravamo pochissimi e piano piano siamo cresciuti, grazie a Dio. E io li ringrazio perché fanno tanti sacrifici per essere sempre presenti alle prove. È formato da 12 elementi, ma questa sera saremo ahimè in 8 perché gli altri sono assenti per lavoro. E ci dispiace tantissimo perché ci tenevano, col cuore sono qui. E io volevo dire i loro nomi, o lo diciamo dopo, non so. Io volevo dire grazie ad Antonino, grazie a Vito, grazie a Giussi, grazie a Gaetana, grazie a Stefania, grazie a Piera, grazie a Elenia. Ilaria e Fabiola. Come mai la scelta di questo brano? Infinitamente grazie. Grazie per mostrare gratitudine al grande dono della vita di Dio, a tutto ciò che ci circonda. Un grazie di cuore a tutti voi stasera. Niente, sono un po' emozionata. Bene, grazie. Quindi, con vero piacere, ascolteremo il brano Infinitamente Grazie. Grazie.
E grazie. Ed è con piacere che adesso vi presento il secondo gruppo partecipante, il coro di San Lorenzo. Un applauso. Prego, si avvicini il responsabile. Salve. Salve. Ci dica, quando e come è nato il vostro coro? Allora, il nostro coro è già nato ai tempi di Santa Chiara, però era un coro diverso, fatto da tastiera e alcuni elementi. Poi con la venuta di Don Gianluca, che piaceva fare dei canti un po' animati, e io che facevo parte pure del coro, sapendo un po' somicchiare la chitarra e coinvolgendo altri amici, abbiamo intrapreso questo percorso più strumentale, più con tanta pazienza, tanta forza, andiamo avanti e cerchiamo di fare del nostro meglio. Questo. Adesso ascoltiamo il coro di San Lorenzo con il brano Tu sei la perla preziosa. Ora. Thank you.
Bene, riprendiamo. Adesso presentiamo il coro Casa Santa. Corresponsabile Alessandro Rizzo. Da quanti elementi è composto il suo coro? Allora, il coro tra musicisti e cantanti è 24 elementi. E qualcuno magari stasera manca, perché ce ne sono un paio che sono andati a Međugorje a pregare per la Madonna. E, niente, siamo un bel gruppo, è da 10 anni che cantiamo alla chiesa della Casa Santa. Qua c'è il nostro prete, padre Zico, che è con noi. noi abbiamo solo la gioia di cantare il Signore, è questo che ci contraddistingue, è quello che è importante. Stasera. Beh. Abbiamo scelto il pezzo che proponiamo è tratto dal Salmo 100 e acclamiamo al Signore, è proprio una lode massima per nostro Signore, che in questo momento che la gente, diciamo, avvicinarsi alla morale, alla religione, alla forza, alla gioia di cantare il Signore, dovremmo pensarci un po' tutti ed è la cosa più importante. Quindi, come diceva il signor Alessandro Rizzo, ascoltiamo il brano, acclamiamo il Signore. Thank you.
È giusto acclamare il Signore anche per questa bella serata che ci sta regalando. E adesso è con vero piacere che vi presento il coro Santa Maria di Gesù. Avanti. La responsabile, signora Donatella Schiaroli. Bene, mi dica, come è nato il vostro gruppo? Quando? Quando è difficile dirlo, perché come ho già detto l'anno scorso, perché noi siamo le veterane qui, come ho detto l'anno scorso, è un coro che è decenni che esiste a Santa Maria di Gesù e si è rimaneggiato, si è evoluto e questo è il nostro risultato. E ve le vorrei presentare tutte queste belle signore, anzi se c'è qualche profugo dagli altri cori maschi noi li accettiamo perché quelli ci mancano. Parto dalla mia destra, c'è Marianna, Mariella, Porzia. Sì, alla grande però, alla grande. C'è Anna, c'è Maria, c'è Enza, Arianna, Mariella, Rosetta, Rosa Maria, e Cristina e Tonia. Che volete, l'età ogni tanto fa brutti scherzi. Mi chiamo Donatella Schiaroli, come già vi ha annunciato la nostra gentile presentatrice. Quindi siamo qui, vi proponiamo un pezzo che l'anno scorso noi abbiamo proposto come inedito. È un pezzo che ho scritto io e che ci è piaciuto talmente tanto che ve lo vogliamo riproporre questa sera. Buon ascolto. Ascoltiamo allora Santa Maria di Gesù con il brano All'improvviso. Thank you.
Presentiamo adesso liberamente il quinto gruppo, i cantori. Responsabile Girolamo Mimmo Nicastro. Bene, da quante persone è formato il suo gruppo e da quanto è attivo? Allora, sono sincero. Allora, mia moglie purtroppo per lavoro è al nord ed è arrivata ieri sera. Noi siamo un pugno di amici che amiamo due cose. Primo di tutto Dio. In secondo luogo la musica, per cui questa grossa passione ci permette di avere una certa sintonia e quindi di poter fare un canto, che chiaramente l'abbiamo studiato, non è che improvvisiamo qua, però appunto questa nostra passione ci porta qui assieme a poter eseguire questo canto sulla misericordia, che a noi piace tanto, spero anche a voi. Grazie. Grazie a te. Ascolta. Ascoltiamo quindi anche noi con passione. Tu sei misericordia. Tu mi hai purificato.
Bene, grazie a tutti i 5 gruppi, facciamogli un applauso che questa sera ci hanno allietato. E dobbiamo dire davvero grazie, perché la maggior parte di loro non sono né professionisti né, ma come diceva il nostro amico Girolamo Mimmo, detto Mimmo, e hanno due amori, forse ne avranno qualche altro, la mogliere, marito, insomma il zitto. Lui ha detto due sole, ma insomma hanno detto il Signore e la musica, ma ce ne sono tanti altri amori, ma certamente avere il Signore e la musica come amore, come amori principali, questo aiuta a vivere meglio, sicuro. Bene, allora adesso e questa prima parte si conclude. Ogni sera, come stasera, avremo un gruppo ospite, un gruppo cioè che fa musica anche in maniera più professionale, senza negare che loro anche sono pure professionali, ce l'hanno messa tutta e sono bravi, alcuni sono pure musicisti impegnati. Questa sera avremo, e l'avremo tra qualche secondo qui, che si stanno preparando, i musicanti di Gregorio Caimi, fate un applauso, li ascolteremo. Ma prima di ascoltare loro vorrei ringraziare le nostre presentatrici Flavia e Fina, che hanno superato l'emozione. Applaudite, oh, così. Grazie a loro, le avremo domani sera quando ci saranno altre 5 esibizioni e saranno tutti canti inediti, scritti apposta per questa nostra manifestazione. Grazie Fine, grazie Flavio. Se la regia è pronta, vi facciamo vedere ancora qualche piccolo spot. Così siete contenti di aver firmato per la Chiesa Cattolica. Alima ha toccato il fondo e poi ha scoperto che c'era un fondo ancora più fondo. E ora respira e respira. Don Maurizio, nella terra dei fuochi, grida il dolore e la solitudine di chi vive in quella terra. Quando e come l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica ha cambiato la loro vita? Chiedilo a loro. Suor Lucy, per le bambine orfane di Manila, sognava una casa. E ora ha una casa piena di sogni. Shabir scrive ai genitori lontani, che non vedrà mai più, e lavora con un fratello che non sapeva di avere. Emanuele è andato a scuola dai poveri e dagli emarginati, e finalmente è stato promosso. Quando e come l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica ha cambiato la loro vita? Chiedilo a loro. Silvia ha perso tutto quello che c'era da perdere, ma è ancora in piedi e guarda avanti. Fernando, dopo una giornata spesa per gli altri, osserva un volto sorridente riflesso nel finestrino. È il suo. Padre José attraversa i barrios della Colombia. Lo guida un pensiero. Chi ha vissuto nel buio riconoscerà la luce. Quando e come l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica ha cambiato la loro vita? Chiedilo a loro. Riassunto delle puntate precedenti. Bene, andate sul sito chiedoloalloro.it, perché troverete tante altre storie, anche storie della nostra diocesi troverete, di qualche anno fa, che siamo stati in quei messaggi, in quell'esperienza. Bene, e prima di dare la parola ai musicanti, vi ricordo che domani sera alle ore 21 ci sarà una vera e propria gara. Ringrazio ancora, facciamo un applauso a tutti i cori che si sono esibiti questa sera. Vi chiamo uno a uno,
coro Casa Santa, un applauso. La corale Madonna del Paradiso. Il coro San Lorenzo. Hanno portato la clac. Coro Santa Maria di Gesù. Non ci sono i film, ne c'è Macello. In tutti i film. E i cantori. Dove sono i cantori? Domani sera si esibiranno quattro cori e una solista, ma tutti canti inediti. Bene, faccio un altro spot. Se qualcuno di voi scrive poesie o vuole cominciare a scrivere poesie, abbiamo lanciato un concorso nazionale di poesia che si chiama I Giusti di Sicilia. Noi siciliani abbiamo tanti siciliani e siciliane meravigliose che hanno fatto tante cose belle per la nostra vita, per la nostra dignità, per la nostra libertà, e non solo Paolo Borsellino, Falcone, Livatino, Sturzo, Pirandello, eccetera eccetera, abbiamo un sacco, ecco, dedicati ai Giusti Sicilia. Perciò entro il 15 luglio chi scrive poesie o comincerà a scriverla per questa occasione siete invitati a portarci, perché poi il 6 agosto qui faremo una grande rassegna di poesia, si può fare in italiano o in siciliano. Ecco, i nostri amici, chi viene qui? Viene tu Gregorio o viene Debora? Debora, dove è Debora? I nostri amici cantano in siciliano. Bene, io non parlo più, abbiamo una trabizzizza siciliana anche a Debora che vi parlerà chi sono i musicanti, la loro musica, sì, e tutto quanto. Grazie a voi. Sì, buonasera a tutti. Io in realtà non avevo preparato nulla perché vorrei lasciar parlare la musica e i testi, ma siccome devo prendere tempo mi tocca anche questo ingrato compito. Quindi ci presentiamo, ci chiamiamo Musicanti, siamo marsalesi, io sono di Castelvetrano, dobbiamo dire le cose giuste, è Natale di Birgi, Marsala, sempre Marsala. E che dire, abbiamo all'attivo 5 dischi di musica edita e inedita. Perché edita e inedita? Perché abbiamo voluto la nostra carriera, che insomma sta toccando ormai quasi i 13 anni, diverse esperienze musicali. Siamo partiti dagli inediti, ma comunque la nostra radice è sempre la musica popolare siciliana. Nume tutelare per noi è Rosa Balistreri, e da lei siamo partiti per fare cose nostre, per proporre cose nostre. Abbiamo virato un po' ultimamente alla world music, il nostro ultimo lavoro si chiama Genti, che è questo qua che vedete, che vedete, e si trova anche in vendita al Talenti e le Delizie Siciliane, ecco, insomma, troverete anche il nostro disco, i nostri dischi. Quello che vi vogliamo fare ascoltare questa sera sono i nostri brani. E se siamo pronti, magari lasciamo parlare la musica.
E lo lascio lì. Sono morto qui, a Cinisi. Io, Peppino, come Cristo. Impastato come Cristo in croce. Ma non risorgo. Non risorgo come Cristo. Mi sparerebbero anche oggi, nel pomeriggio. Oppure con calma domani di mattina. Qui ha vinto l'interesse privato, il tornaconto, il voto di scambio. L'Italia peggiore ha vinto. Niente scuse, niente. Attenuanti, niente. Niente. Di silenzio è lastricato lo sguardo di Cinisi verso il mare. Eppure una volta l'anno si fa festa, il 9 di maggio. Ancora una volta. Si piange commossi il mio coraggio sulla terra che lo ricopre. Mi dicono grazie per sempre, ogni 9 di maggio. Un servo tempo fa di una chiazza priava Cristo in croce e ci dicia Cristo lume pagioni mi sciapazza mi giacca con i cani di la vita. Un brano
che ha musicato Domenico Modugno, basandosi su una vecchia poesia di fine Ottocento, Ma la razza, che tantissimi artisti poi hanno, hanno rifatto, hanno riarrangiato, compresi noi. La gente, quanta gente c'è a Mazara e che diversità di gente esiste a Mazara. La gente è grande per le sue passioni e si è visto, si sta vedendo anche questa sera. Tutti voi siete qua per questo, per un ideale, per una vocazione. Sono anche gli occhi di un bambino, guardare gli occhi di un bambino che rende da volte il senso della vita per tante cose. Una barca di legno al largo. Lampedusa, 3 ottobre 2013. Vocabolario tra vecchio e nuovo mondo. Africa. Ben Salam Khaled, il capitano. Eritrean Brothers, fratelli eritrei. Good luck. Urla. Hotel Italia, Molo Favarolo, Lambadoza. Il mare dietro a chi va,
sbatte la porta. Sorelle d'Italia, capaci, 23 maggio 1992. Dove sono Giovanni il giudice e sua moglie Francesca?
Dove sono Vito, Rocco, Antonio? Il poliziotto, il poliziotto, il poliziotto. Cercateli, cercateli in quel pezzo di autostrada di fronte alla collina di Capaci, davanti al mare di Palermo. Io sono la bomba che vi fa una cortesia. Non vi stava così antipatico quel magistrato troppo prima donna? Io sono la bomba che tutto accelera, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica come la fine di Borsellino. Perché Borsellino muore a Capaci, non lo capite? È come un immenso movimento di terra, che è poi la specialità della mafia. Io sono la bomba del tempo perfetto, dei lunghi preparativi, del cronoprogramma, dei dettagli. C'è stato un uomo che si è fatto scivolare su uno skateboard lungo un tunnel per piazzare 5 quintali di tritolo e polvere T4. Poi quel sabato, alle 17:04, squilla un cellulare. Pronto? Pronto, Mario? No, ha sbagliato. È il segnale. Alle 17:40 il giudice e la moglie scendono dall'aereo e salgono su una delle auto. Le altre seguono di scorta. Sulla collina altri sorvegliano. Alle 17:58 vado in scena io. L'attentatuni. In molti mi aspettano già in piedi.
la nostra Sicilia ci ha dato un numero incredibile di poeti, di musicisti, di personalità, di letterati. Uno di questi è Giuseppe Montagna, un poeta di fine Ottocento, che ha scritto una poesia che si chiama L'uscecco allo funnaco è arrivato. Noi l'abbiamo rimusicata, l'abbiamo riarrangiata, cambiato il titolo, gli abbiamo messo Ora che persi la valia, perché è una poesia che canta, che parla. È una sorta un po' di un resoconto di una vita che è giunta al termine. E lo fa in poesia, un uomo anziano che un po' tira le fila, tira le somme di quella che è stata la sua vita. Questa poesia è stata egregiamente musicata e anche, credo, portata, insomma, a conoscenza, portata, insomma, nei palchi più prestigiosi della Sicilia, da Nonò Salamone, che è un nostro carissimo amico e uno degli ultimi cantastorie siciliani, un pezzo di storia della tradizione siciliana, una persona che ha conosciuto e ha cantato con Rosa Balistreri, con i fratelli Mancuso e con tutta una schiera di musicisti e letterati. Vive a Sutera, Nonò, lo salutiamo, grazie per averci concesso questo brano che noi abbiamo riarrangiato. Lo scelgo al
Viaggi esistono, quanti viaggi si possono fare, viaggi fisici, viaggi mentali, viaggi spirituali, è di viaggio che vogliamo parlare, in qualsiasi modo ciascuno di voi lo voglia intendere. Thank you.
Grazie. È giusto presentare quanti hanno suonato per voi questa sera, perché sì, il nome intero è Musicanti, ma nella fattispecie siamo alla fisarmonica. L'hanno chiamato. Lo hanno chiamato l'anima nobile dei musicanti, Natale Montalto. Un grande amico, Gianluca Pantaleo. Dare i voti alle percussioni. Lei si chiama Maria Luisa Pala. Lui, che è un po', come posso dire, l'anima concettuale, no? Il pensatore, il creatore, magari dirlo in questo contesto non è molto, creatore dei musicanti. Alle chitarre Gregorio Caimi. Deborah Messina, grazie. Questa non è nostra, questa è ancestrale. Questa viene dalle miniere, dai canti, dai contadini, dai minatori, dai nostri padri e dai padri dei nostri padri. E noi ve la facciamo ascoltare così. Thank you.
Grazie ai musicanti. Ve ne andreste voi, continuereste a ascoltarli? Sì. Sì, ma non è che avete altro pezzo.
Sì o no? Sì! Va bene. Fate questo sacrificio perché... Vi parliamo di un tramonto siciliano. Bene. Scende lo sforo di sopra le basi, nasce un istinto, tali al fisso sopra paesi con piccini, sono punti scordati, cantano musiche alati. Grazie. Musica Betta, musica Ruci. Così quando vi viene un po' di ansia di sparlare, di criticare, ascoltate un po' di musicanti e vi sollevate l'animo giusto. Grazie a tutti e a domani sera, grazie musicanti. Grazie a tutti quelli che avete partecipato, domani sera alle ore 21 ci rivediamo qua per la gara e il gruppo ospite sarà Marsala Antica. Perciò buonanotte.